Signore e signori, buonasera dal Palafigoi di Genova Borzoli, campionato di Serie C Liguria Piemonte. Mai Basket Genova ospita Polisportiva Reba. Ricordiamo l'andata, la partita finì con un overtime con la vittoria dei torinesi per 75-73. Leggiamo subito il roster della squadra ospite: numero 5 Garavelli Luca, 6 Morello Matteo, 7 Di Palma Lorenzo, 8 Tallone Davide, 9 Podda Davide, 10 Di Gennaro Davide, 12 Montalbetti Luca, 13 Eppi Uameni Fanuel, 14 Ramondetti Marco, 15 Cirla Lorenzo, 16 Uccello Luca Maria, 23 Grittani Emanuele Maria, allenatore Grasso Gianluca, primo assistente Pletenazzila Silva, secondo assistente Batti Omar, preparatore atletico Berratto Davide, allenatore Bosio Cristian. Arbitri dell'incontro sono il signor Franceri Davide e il signor Martino Federico, cronometrista Pennese Federico, 24 secondi a Meli Stefano, segna punti Pescio e Leonora. Pronti per la palla 2 tra un minuto. Tra un minuto si inizia, Diego, tanto... Tra un minuto si inizia. Approfitto anch'io per salutare tutte le persone che sono già collegate con noi. Poco prima di questo incontro qui al Palafigoi si è disputata una bellissima partita di Under 14 femminile, oramai basket anche una diverse squadre femminili, e se vogliamo registrare per le ragazze che sono 2009, 2010, 2011 di coach Scicchittano e Sandel, la prima vittoria stagionale, insomma, quindi per i colori bianco-blu è stato un buon pomeriggio, ecco, uno storico pomeriggio, perché una squadra femminile del MyBasket ha fatto la prima vittoria. Ecco, la prima vittoria della storia di una femminile del MyBasket. Esattamente. Tanto vediamo anche il Ledwall qui presente al Palafigoi, che insomma è la grande novità di quest'anno, che ci sta presentando quello che è il roster che del MyBasket. Che le squadre si stanno per schierare in campo. E vediamo il quintetto dei neroverdi: 15 Cirla, 16 Uccello, 9 direi Podda, 13 non è 13, è 23 Grittani, e me ne manca uno e lo scopriremo solo vivendo, 14 Ramondetti. Ma i basket invece con Penco, Ruiz, Zito, Castello e Prezioso. Tanto continua a fluire pubblico qui al Palafigoi, noi siamo ben felici di trasmettere questa partita, ma anche molto molto felici di vedere tanti amici, tanti tifosi di entrambe le fazioni giungere qui sugli spalti del Palafigoi, giovanissimi anche atleti, venire a tifare per la prima squadra qui di Genova, del MyBasket Genova. Tanto la prima azione è dei padroni di casa, Ruiz dopo un'azione un po' confusa dei giocatori in maglia bianca si prende un tiro sul ferro, rimbalzo difensivo della squadra ospite che riparte immediatamente con Podda, la palla ora nelle mani di Cirla, il consegnato per lo stesso Podda, sgomita, cambia gioco dalla parte opposta, il tentativo da tre di Grittani, rimbalzo di Uccello che scarica fuori, palleggio, arresto e tiro, ancora Uccello, lotta a rimbalzo, conquista un altro rimbalzo offensivo, già due rimbalzi su due tiri, quindi doppio extra possesso per gli ospiti. Grittani aggredito, raddoppiato, bravo a farsi spazio, prende un altro rimbalzo alla fine, Prezioso riesce a pulire l'aria e riportare i propri in zona d'attacco. Numero 0 il play di MyBasket Genova, si prende un tiro da 3, doppio ferro, la palla esce fuori, rimbalzo difensivo di Cirla, per il momento a dominio totale sotto le plance sia in attacco che in difesa, lasciato libero Cirla, esce per il close out Penco, Castello ruba un pallone, transizione di MyBasket, palla per Penco, prova l'appoggio a tabellone, guadagna un fallo, due tiri liberi per il numero 16, classe 2006 di MyBasket Genova. Buono l'assist di Castello, Penco forse è andato a cercare l'end one, sfortunato il suo appoggio al ferro, ora lo vediamo in lunetta per vedere se si sblocca il risultato dopo un minuto e mezzo di gioco. Niente da fare. Canestro stregato questo. Sputtato ormai fuori dal ferro il libero di Penco. Uno su due. Primo punto della partita. Primo punto per Luca Ferdinando Penco. Si riparte da Uccello che attacca. Buona la difesa di Ruiz.
serie di ottimi movimenti di Uccello, che però non riesce a trovare il fondo della retina. Ci prova due volte, questa volta Castello pulisce l'aria, attacca, prova a fare tutto da solo, alza una parabola sul ferro, Penco lotta rimbalzo, tutti toccano il pallone, alla fine in qualche modo My Basket conquista la palla, lo scarico fuori per il Zito, di Zito che segna e subisce il fallo. Grande giocata di Andrea Zito. Zito che è la terza partita al suo rientro dopo un lungo infortunio. Prima partita aveva fatto di tutto e di più, 5 falli, anti di sorrisse, di tutto. Poi la seconda partita aveva messo a segno 20 punti, quindi Forse era troppa la carica, la voglia di rientrare nella si era già tarato stagionale. Molto bene. Subito via, 3 punti per Andrea Zito. Seconda partita, come diceva, qui sul, al Palafigoi per il numero 14. Intanto Podda lascia sul posto l'avversario, buono lo scarico per il neo entrato Happy Uamini. Chiameremo Happy, mi piace chiamarlo Happy. Happy, sì. Felice. Mi sembra anche, insomma, fisicamente dotato il ragazzo. Che anno è? Lo sappiamo? No, lo sappiamo, non è un under. Non è un under, comunque, insomma, grande fisico. Podda alla rimessa in gioco, cerca e trova Ramondetti che alza grande, una bellissima parabola. Primi punti anche per gli ospiti, 4-2. Adesso per My Basket Genova. Penco consegnato per Zito. Studia il da farsi, lo scarico fuori per Prezioso. Castello prova ad accelerare, fa tutta l'aria, scarica per Zito. Caldissimo Andrea Zito da San Pier d'Arena. Era da 2 o da 3? Da 3. Già 6 punti per lui, attenzione, Andrea Zito riparte da dove ci aveva lasciati. È una grandissima prestazione in quel di Crocetta, dove il My Basket era uscito sconfitto. Buona la difesa di Ruiz, in qualche modo la palla arriva nelle mani di Castello, ancora eccolo Zito. Lì. E fanno 7, no, 8 punti di Zito, 9 di My Basket Genova. Zito 8, Polisportiva Reba 2 per il momento, va 6 minuti e 40 dalla fine del primo quarto. Podda prende in centro dell'aria, alza di mano sinistra, si lotta a rimbalzo, Penco pulisce l'aria, lo scarico per Prezioso che accelera, ottimo inizio del padrone di casa. Zito è carico, è caldo e ci mette la tripla con fallo. Tripla con fallo di Andrea Zito. È caldissimo Andrea Zito, quindi diciamo, se in attacco c'è un Andrea Zito infuocato, lasciami dire che comunque in difesa Vinicius Ruiz dice la sua, mettendo in grande, grande difficoltà sotto le plance i ragazzi in maglia verde. Allora Diego, io qui sto cercando di fare tante cose contemporaneamente, solitamente non riesco a farne bene una alla volta, quindi speriamo di non fare troppi errori, perché insomma stiamo seguendo anche un'altra squadra del cuore, diciamola tutta. Dai. Sì. E non abbiamo ancora messaggi, abbiamo un messaggio. Francesco Schiaffino. Oh, salutiamo Francesco, era già in attesa, bene, mi fa piacere. Ciao Francesco, dice forza mai, e invito tutte le persone collegate da Torino a scriverci attraverso la chat di YouTube, sarà un modo simpatico insomma per conoscerci, per trascorrere questa partita assieme, e magari insomma svelateci anche curiosità sugli atleti che sono in campo, se siete parenti, amici, fidanzate, zie, se qualcosa sulla storia anche della società. Noi siamo sempre molto interessati a tutto quello che è anche il contorno a una partita di basket, e premettiamo, come facciamo spesso, non so se ci conoscete già, che noi siamo solo dei genitori volontari, quindi ho un po' di parte a volte, ma sicuramente cerchiamo di rimanere sui binari della massima sportività. Andrea Zito in lunetta, ecco così, per il 12° punto della sua partita, già in doppia cifra dopo 3 minuti. E Pietro Pastorino ti dice: Zito, se la mia vita, da Pastor Junior. Salutiamo Pietro. Giusto, con il messaggio di Pietro Pastorino ci riallacciamo, perché domani alle ore 21 su questo campo ci sarà partita di Under 19 Eccellenza My Basket Genova Gran Torino Draft Basket. Bravissimo qua Happy a realizzare
il canestro, benché avesse una mano possente sul pallone dell'avversario. Prezioso. Esce dai blocchi Ruiz, mette palla a terra, il consegnato per Castello. Fuori ancora Zito, che ha fatto malissimo per il momento in quella zona, va dentro, appoggia di mano destra, ne mette altri due. Vuole battere, penso, record. Il record di Doncic, che ha fatto l'altro giorno, infatti, 73 Doncic. Tanto si lotta sotto canestro, lo scarico fuori per Happy. La palla nelle mani di Grittani, dentro per Uccello. Ancora Happy, il tiro è sul ferro, era un po' piatto il tiro. Rimbalzo difensivo per My Basket, prezioso, scarica fuori, errore e infrazione di campo. Il passaggio era per Zito, non preciso. Palla persa quando siamo a metà del primo quarto, 15 My Basket Genova, 4 Polisportiva Reba. Non contento, coach Innocenti, forse insomma assolutamente non vuole che si perda la concentrazione, forti di questo vantaggio che sicuramente è più che provvisorio. Vediamo subito che prova ad accorciare le distanze la squadra torinese. Bravo Ruiz a toccare con un tap out e permettere il recupero della squadra difensiva. C'è un mismatch fisico lì sotto canestro, Penco prova a sfruttarlo, è buona però la difesa di Ramondetti. Riparte Polisportiva Reba. Ramondetti, lo scarico in angolo per Cirla da tre sul ferro. Ruiz lascia uscire il pallone. 4:36 alla fine del quarto del primo. Castello marcato da Grittani, palla dentro, palla persa da My Basket, non un'ottima azione di gioco, transizione, non rientrano tutti i giocatori di My Basket. Cambio nelle file della squadra di coach Innocenti, dentro Riccardo Armanino, fuori Ruiz, numero 7 ex Dertona. Lasciato da solo Uameni, realizza il 15-6. Zito. Happy Uameni, giusto? Happy Uameni Fanuel. Diteci da Torino come preferisce essere chiamato il ragazzo numero 13. Podda. Ancora Happy realizza due punti, torna sotto la squadra di coach Grasso. Prezioso per Armanino, da quel lato lì fa malissimo Zito. Penco lotta sotto canestro due volte, tre volte, scarica fuori Armanino, attacca, primo passo, scarico bello per Zito, prova da tre dall'altra parte e niente. Zito contro tutti, incredibile. 18 My Basket Genova, 8 Polisportiva Reba. Uameni per Cirla, viene a raccogliere Ramondetti, marcato da Castello. Ramondetti prova ad andare dentro, buona la giocata di Ramondetti, si alza con un tiro non preciso, si lotta a rimbalzo, Uameni prende il rimbalzo, subisce il fallo, segna il canestro. Ottima giocata del giocatore col numero 13, che sarà contento. Tanto doppio cambio nelle file di My Basket di Genova, fuori Prezioso e Castello, dentro Innocenti e Caversazio. Cambio in cabina di regia per coach Innocenti. Primo libero a segno, ce n'era solo uno. Ah, ok. Erika Russa ci scrive Happy. Happy, perfetto, Happy, mi piace tantissimo. Cambio anche nelle file di Polisportiva Reba, fuori Grittani, dentro con il numero 10 Di Gennaro. Caversazio in post per Simone Innocenti, mette palla a terra,
marcato dal neo entrato di Gennaro, ancora Innocenti, ancora una volta gli viene sporcato il pallone, ne riesce comunque a rimanere in possesso. Buono lo scarico per Penco, piazza la tripla Luca così. Ferdinando Penco da tre, per ora va molto bene per la squadra di casa, percentuali pazzesca per il momento. Potremmo essere a parte il primo tentato da Davide Prezioso, che era finito sul ferro, poi tutti i canestri. È bravissimo Happy a trovarsi, farsi trovare sempre smarcato, e potrebbe essere quasi in doppia cifra il numero 13 di Polisportiva Reba. Penca, finta al tiro, va dentro, scarico fuori per Armanino, arma il tiro da tre Armanino, doppio ferro, salta chiamata, rimbalzo. Questo errore da tre. Ma poi è bravo Di Gennaro a fare tutto da solo. Grande. Bella transizione, bei due punti per gli ospiti che accorciano, adesso sono a meno 6, hanno fatto sfuriare i giocatori in maglia bianca per tornare poi sotto con calma. Penco, bella girata, fallo fischiato al numero 15 Cirla. Sì, evidente qui la spinta su Penco, fuori Ramondetti e un ottimo Zito dentro poi Re. Un altro under tallone per Coach Innocenti, poi Re classe 2005. In campo Penco e Caversazio che sono classe 2006. La palla proprio a Penco di Caversazio, tripla di Penco, si lotta in tre rimbalzo. Penco è il più veloce, va a guadagnare il fallo, secondo fallo, primo fallo di Happy, ma tiri liberi per Luca Ferdinando Penco. Va sul cubo di cambio Ruiz che prenderà il posto proprio del numero 16 May Basket. Entra subito invece Montalbetti al posto di Cirla. Due soli falli da parte di MyBasket, richiamato dal cubo Ruiz, ci si siede Pastorino in questo momento. Penco realizza il primo libero. Due su due. Fuori Luca Ferdinando Penco, dentro il capitano di MyBasket Genova, Pietro Pastorino. Non Pietro, Davide. Pietro a casa che ci scrive. Intanto Podda per Di Gennaro. Esce dai blocchi Tallone. Happy consegnato a Tallone. 5 secondi per tirare Di Gennaro. 3 secondi. Va dentro Di Gennaro, succede di tutto, alza la parabola e segna sulla sirena. Bravissimo. Ottima la giocata, subito in transizione. Poi Re. Riesce un ottimo controllo del pallone, Innocenti per Caversazio. Passaggio a Penco. A Penco che era seduto in panchina. È stato, l'altro, è stato, cioè, colpito in faccia. Non è, scusate, non so se hai notato che Castello ha provato a fermare la palla col piede. È la sparata nei denti ecco, a Penco. Sicuramente non sarebbe stato colpito in faccia. Ho visto la scena del pallone in faccia, quindi pensavo fosse arrivato direttamente. Ecco, Penco se non perde un po' di sangue in campo. No, lui è, qualche ferita, lacero contusa. Sono sempre Pastorino. Incredibile. Ferma con le cattive Podda. Che sfortuna. Anche Mirko Cacciabue sul cubo dei cambi. Che va a sostituire Simone Innocenti. Sì. Ecco, Yannick Sinner è tornato da... dagli Australian Open, dal Melbourne, è rientrato dopo aver vinto gli Australian Open. Happy scarica fuori per Podda. Palleggia su un piede di Caversazio. Va dentro, c'è il fallo ai danni di Tallone. Fallo prima della raccolta, quindi rimessa perché non è ancora in bonus MyBasket. Da questo momento in poi sarà in bonus, ma mancano 36 secondi alla fine del primo quarto. Più 6. Podda. Lo scarico per Montalbetti, passaggio non è preciso, palla persa dagli ospiti. 32 secondi per MyBasket, non potrà andare fino in fondo, ma presumibilmente giocherà con il cronometro per lasciare meno secondi possibili agli avversari. Caversazio, palla dentro per poi Re, un po' forzata la giocata, non è contento coach Michele Innocenti, attacca Di Gennaro, ringhia su di lui Pastorino. C'è un mismatch a centro aria Happy con Cacciabue.
esce calcio bue su Di Gennaro, buona la giocata di Gennaro, fallo in attacco di Di Gennaro ai danni di Cacciabue. Ottima difesa, c'è stato un cambio sul blocco. Meno male, perché sì, sono sì, un attimo di mismatch. Non so, si provano queste sensazioni. 4 secondi, 3. Prova a andare dentro, alza! E la mette da terra! Una preghiera di Davide Poiré, inginocchiato sul parquet, va a buon fine. Trova il jolly Davide Poiré, grande giocata. Cambio, alza il quintetto per il rimbalzo offensivo. Ruiz al posto di Cacciabue. Poi reda la lunetta per il tiro aggiuntivo. Mancano 0,9 secondi, ovvero, o 9 decimi. 9 decimi. No, 9 decimi. Segna poi il libero, fa 26 per My Basket a 17. Il passaggio di Gennaro. Una preghiera praticamente impossibile. Io mi ero portato avanti, pensavo che il tempo fosse finito. Ci chiedono di dettare la classifica. Dettiamo la classifica, prego. Dettiamo la classifica. No, sì, posso recuperarla anch'io. Però tu hai quella bellissima app che, diciamo, naturalmente ti abbiamo pagato, ti sei pagato. Io sarei curioso di vedere anche un attimino due numeri di due, allora, di realizzazioni anche di Polisportiva Reva. Andiamo subito, girone B, classifica. Allora, la classifica dice Custorino. Dove sono i punti? Vittoria, la classifica sconfitte, senza punti. No, questa qui non va bene. E allora aspetta, la prendiamo dall'app FIP. Ah, perché c'è solo vittorie e sconfitte. Ok, classifica all'americana. Quindi Custorino 15-1, PGS Don Bosco Crocetta 13-3, CUS Genova 11-4, Associazione Dilettanti Arona Basket 10-6, Finnic Cestistica Pinerolo 8-8, Interglobo Faris My Basket Genova 7-8, Eleven TNA San Mauro 6-9, Tecno Service Area, non mi ricordo più, 6-10, Polisportiva Reba 6-9, ZST Basket 5-10, Paffoni Fulgo Romagna 5-11, Borgomanero 1-14. Quindi CUS conduce con 30 punti, e a scendere poi troviamo Crocetta, CUS Genova, Crocetta 26, CUS Genova 22. E per quanto riguarda le squadre protagoniste abbiamo My Basket a 14 punti e non la trovo, ecco, Polisportiva Reva a 12, quindi solo due punti di distanza tra le due formazioni, che occupano rispettivamente la sesta e la nona posizione in classifica. Nona posizione, che poi si tratta dal settimo al nono, sono in coabitazione TNA San Mauro, RRA Pro 2020 e Reba. Si riparte dal più 9 per il My Basket Genova. La palla verrà consegnata al numero 8 Tallone Davide. Suona la sirena, si riparte. Tallone per Podda, marcato da Francesco Caversazio. Lo scarico per Di Gennaro, esce nuovamente Tallone a raccogliere il pallone, su di lui Poiré. Di Gennaro accelera, scivola Di Gennaro, bravo però a mantenere il controllo del pallone e a servire Tallone. Lo scarico per Happy, che serve fuori dall'aria per un tiro da tre. Montalbetti sul ferro, rimbalzo di Caversazio, riceve il pallone da Ruiz. Poiré cerca un compagno, trova Francesco Caversazio, prova ad andare fino in fondo Caversazio, bravissimo una volta, poi un palleggio a due mani, pallavolistico, mette due punti, primi suoi due punti della partita, portando a più 11 i padroni di casa. Tallone per Podda, viene a raccogliere fuori Montalbetti, consegnato, no, finta di consegnato, la palla poi nelle mani di Happy, bello lo scarico dentro per Di Gennaro, tiro in allontanamento, bellissima l'esecuzione di Davide Di Gennaro, bella veramente. Caversazio gioca lui da play in questo momento, il mancino di Santa Margherita Ligure. Ruiz finta al tiro, fa saltare Fanel, il suo appoggio è sul ferro, bravo Fanel poi a sporcargli il pallone e a recuperare un'azione difensiva di Gennaro, il tiro da tre, rimbalzo lungo di Pastorino. Caversazio
riparte a fare gioco il blocco di Pastorino, durissimo. Brava, segna poi un canestro, subisce il fallo. Podda esce contuso, ha preso un muro dal nome Davide Pastorino. Fuori un ottimo Poiré, torna in campo Cacciabue, dentro anche Di Palma, un 2003 per Polisportiva Reba. Poiré dalla lunetta sul ferro, rimbalzo Pastorino. Però di Ruiz. Ho detto Poiré, va bene, Pastorino. Cacciabue, Caversazio. Scarico fuori per Armanino. Bella la palla per Poiré, no, ancora Poiré. Oggi è così. Pastorino lotta come un leone, ma scadono i 24 secondi, infrazione per i padroni di casa. Chiede pressing aggressivo coach Michele Innocenti, ne esce bene Polisportiva Reba con tallone, adesso è Di Palma neoentrato nella partita. Aggressiva il My Basket sui possessori di palla. Armanino prova ad andare fino in fondo, la stoppatona di, ho perso il numero dello stoppatore, di Montalbetti. Fallo di Cacciabue che ferma Di Gennaro. C'erano due giocatori di Polisportiva Reba pronti alla rimessa in gioco, uno da un lato e uno dall'altro lato del campo. Tallone per Montalbetti, Di Gennaro chiede un blocco, si prende il tiro da tre Di Gennaro sul ferro, rimbalzo, ma è bravo Fanuel Happy a conquistare il rimbalzo, prova una conclusione che si ferma sul ferro. Caversazio, Caversazio prende il centro dell'aria, alza una parabola di mano sinistra, non è preciso, chiede il fallo all'arbitro, non c'è secondo il direttore di gara. Tallone, scarica sbagliato per Di Gennaro, ancora bene la difesa di My Basket Genova, in difficoltà la costruzione di gioco della squadra torinese. Sì sì, decisamente Caversazio fatica a costruire gioco in questo momento Reba. Infatti Armanino, rimangono 11 punti di stacco. Caversazio va dentro, si fa largo, il tiro è sul ferro, Armanino spinge il suo omonimo di numero, ovvero Di Palma. Omonimo di numero. Omumero. Fuori intanto il numero 8, tallone, ritorna in campo il numero 14, Ramondetti. In possesso di palla in questo momento il giocatore appena entrato Montalbetti, c'è pressing in qualche modo, bravo Armanino a rubare il pallone, va fino in fondo, c'è il fallo di Di Palma che non permette ad Armanino di andare fino in fondo. Due falli per squadra quando siamo a 6:40 dalla fine del secondo quarto, ovvero dall'intervallo lungo. Cacciabue alla rimessa, esce Caversazio, si fa dare il pallone, Armanino alza un lob difficile, bravo Ruiz a controllare il pallone, poi si lotta a rimbalzo, prova ad andare dentro Di Gennaro, non gli permette la conclusione Pastorino. A chi ha fischiato? A Cacciabue fallo. Cercavo di capire quello perché erano in tre a stringere nella morsa difensiva. Manda in lunetta Di Gennaro, pronti Castello e Ditta sul cubo dei cambi. Fuori Cacciabue, fuori Armanino, dentro Castello e Ditta. Ancora un under in campo, esordio in questa partita per Cristian Ditta, classe 2006, che anche lui vedremo o potrete vedere domani sera su RMF TV per la partita di Under 19 Eccellenza che si svolgerà qui al Palafigoi. Cosa è successo? Non mi sono sbagliato, ok. Segna il secondo.
E come al solito torna i messaggi di Luca Falletta, perché quando non è in campo che arbitra le partite da noi riprese, saluta i grigi, ovvero Davide e Federico, coadiuvati da Eleonora, Stefano e un altro Federico. Un caro saluto anche a Luca Falletta, tutta i grigi. Nel frattempo che noi chiacchieriamo, non ci pensa due volte sotto canestro a girarsi, a realizzare, a subire il fallo, di nuovo lui. Sempre happy. Happy, lui che sta tenendo decisamente in partita Polisportiva Reba. Quindi andremo a vedere alla fine del secondo quarto, in qualche modo segna il libero. Alla fine di questo quarto quanti punti avrà messo a segno, però sono curioso di vedere questo dato statistico. Ampiamente in doppia cifra il numero 13. Dovrebbero essere però 23 per Polisportiva a questo punto. Vedo il tabellone ferma 22, ho sbagliato io. Ruiz 23 per Pastorino. Castello fa sportellate, si prende un tiro appena entrato, doppio ferro, poi Pastorino bravissimo, riprova Castello nuovamente sul ferro, che tra l'altro taglia fuori il tentativo di rimbalzo di Ruiz. Di Gennaro va dentro, buona difesa di Ditta, lo scarico fuori per Ramondetti, fallo fischiato alla difesa di MyBasket Genova, che era in bonus, quindi manderà in lunetta un giocatore. Non credo sia fallo, sai. Ah no, forse è toccato di piede allora. Sì. Torna in campo Zito, fuori Pastorino. Sì. Un po' di sterilità offensiva a MyBasket Genova, insomma, giustamente Zito che è in serratona, rientra in campo. Bello di Gennaro. Bello di Gennaro. L'aveva già fatto vedere prima questa conclusione, molto bravo. Tiro fotocopia, stesso esito, molto bravo in questo catch and shoot in sospensione, si dice così? Sì. Dalla media. Dalla media. Vediamo se abbiamo qualche messaggio, no, l'ultimo direi che è quello di Pietro, di Luca Falletta. Allora, intanto andiamo a vedere i punteggi. Bene. Sì, però sono andato sull'under 19. Cerchi le classifiche, io ne approfitto per ricordare che RBMF TV non è solo un canale YouTube, ma anche un profilo Instagram e una pagina Facebook, quindi qualora aveste questi social vi invito a iscrivervi, così come iscrivervi al canale, completamente gratuito, e ci dà una grande mano, diciamo, a promuovere il basket giovanile e anche il basket, insomma, senior, quando ci sono dei giovani interessanti in campo come questa sera. È completamente gratuito tutto ciò, siamo tutti volontari. Un'enorme mano ci è stata data da B24 Hong Kong, che ci ha permesso l'acquisto di questa attrezzatura che stiamo utilizzando in questo momento, ci permette di ottenere un'ottima qualità di trasmissione, ma RBMF TV sono anche trasmissioni fatte semplicemente con un cellulare, un cavalletto, un paio di cuffie. In maniera molto semplice potreste chiunque di voi accedere al canale scrivendoci alla nostra mail info@rbmftv@gmail.com, e da lì, o attraverso i social, ci potete contattare, da lì fare trasmissioni in diretta delle partite dei vostri figli, dei vostri amici e quant'altro. Abbiamo le statistiche? Allora, intanto volevo aggiornare da Biella, ZST Basket Biella Cus Genova 37 pari, più o meno sono leggermente più avanti di qua, 1.33 alla fine del secondo quarto. L'altra squadra genovese in campo oggi, mentre andiamo a vedere com'è qua la situazione mentre Ruiz segna e subisce un fallo, quindi avrà ancora un tiro libero a disposizione. Andrea Zito 17 punti, Happy Uomini Fanuel 14 punti, poi seguono Luca Ferdinando Penco 6, Di Gennaro 9, Armanino e Ramondetti 2 e Ruiz 3. E Ruiz è adesso che mette Questa realizzazione, si sblocca anche il brasiliano. Realizzate da MyBasket Genova 3 di Andrea Zito e una di Luca Ferdinando Penco. Si riparte dal 32-25, prova una giocata a Cirla, gli viene sporcato il pallone subito, velocissimo in transizione MyBasket Genova, poi si ferma Zito, finta il tiro da 3, ringhia su di lui la difesa di Reba. Caversazio dentro, bravo Ditta a conquistare questo pallone, lo scarico fuori per Ruiz, va dentro, alza una parabola difficile, bravo Cristian Ditta a conquistare il rimbalzo difensivo e a guadagnarsi due tiri liberi.
Una cosa che sa fare molto bene Cristian Ditta è conquistarsi i rimbalzi. Rientra Prezioso a lasciargli il campo Caversazio, quindi cambio in cabina di regia per Coach Innocenti. Intanto esce Uccello perché ha messo a segno il suo terzo fallo, quindi deve correre i ripari Coach Grasso. Cristian Ditta realizza il primo libero. Realizza anche il secondo, quindi di nuovo doppia cifra di vantaggio per la squadra di casa, più 10 a 4 e 25 dalla fine del primo tempo di questa partita. Castello prova a sporcare il pallone a Ramondetti, che poi gira, cambia lato del campo, prova un tiro da tre, si lotta a rimbalzo, due giocatori di Reba si contendono il pallone, alla fine è Di Palma, ora nelle mani di Grittani, lotta numero 23, infrazione di passi. È scivolato. Qualche protesta dalla panchina, molto, molto educata, molto calma, però in effetti sembrava insomma che il piede fosse rimasto incollato. Coach Grasso dice che veramente stava palleggiando. Zito va dentro, gli viene sporcato il pallone. Ormai Zito credo sia sorvegliato speciale, naturalmente, da parte della difesa verde nera o nero verde, ditecelo amici di Prezioso sbaglia il passaggio che finisce nelle mani di Fanuel, transizione qui Zito l'ha fatta di Reba, canestro di Ramondetti, fallo di Zito, libero per Ramondetti, quasi a rischio di antisportivo l'entrata di Zito perché è andato veramente con cattiveria su quel pallone. Fuori un ottimo Cristian Ditta, al suo ingresso torna in campo Simone Innocenti, libero supplementare per il numero 14 Marco Ramondetti, classe 2004, che lo sbaglia, si lotta a rimbalzo, Fanuel Happy Uomini bravissimo a controllare un pallone per niente semplice, prende spazio e bravissimo, è bravissimo a alzarsi e tirare sulla testa della difesa, 29esimo punto della polisportiva Reba, che prova a ritornare sotto meno 6 in questo momento. Ruiz, Castello, entrambe le squadre sono in bonus quando mancano 3 minuti e 29 secondi alla fine della partita. Il passaggio di Castello dove non c'è nessuno. Innocenti si era avvicinato al suo compagno di squadra che forse non lo stava guardando e ha scaricato. Rispetto di quello che si stava vedendo nel primo quarto non c'è mai stato poi questo strappo nel punteggio, quindi ora io non voglio occuparla, noi che insomma dovremmo anche poi certo andare a casa a cenare, però ti ricordo che abbiamo visto che la partita di andata è finita al supplementare all'overtime. Buono lo scarico dei giocatori neroverdi, il floater di Ramondetti che realizza due punti, arriva a meno 4, quindi si riavvicina prepotentemente la squadra di Coach Grasso. Innocenti prova ad andare dentro, fa un giro, visita il pitturato di Reba. Castello si mette in proprio, questo grande, lo sa fare benissimo. Che eleganza, che movimenti. Grande canestro di Kai Castello, numero uno, ricordiamo, da quest'anno con la maglia del My Basket Genova, ma grande protagonista della Serie C Silver l'anno scorso tra le file di Auxilium. Si lotta sotto canestro e bravo Di Palma a mantenere il controllo del pallone, bravissimo nella giocata qui. Ramondetti è sul ferro, però il tap out di Happy finisce nelle mani di giocatore di My Basket Genova. Innocenti prova ad attaccare, bello. Lo scarico per Ruiz che in un primo momento non era riuscito a controllare il pallone, forse questo gli viene a favore perché con la raccolta in ritardo ha portato a commettere fallo il numero 15 Cirla, che è il suo secondo personale. Ruiz segna anche questo, si torna più 8, quindi per 6 realizzazioni anche per Vinicius, sicuramente 6. 2 and 1. Si è sbloccato nel secondo quarto, insomma, promette bene questo per My Basket per il proseguo della partita. Torna più 9.
la squadra di coach Michele Innocenti. Entrambe le squadre sono in bonus, si allaccia. Vola. Prezioso. Prezioso, bravo Pinco ad andare a dare una mano al suo compagno di squadra. Cirla si libera, il tiro è sul ferro, un po' ferma la difesa di MyBasket in questo momento. Bello lo scarico fuori, l'altro tentativo di tiro da tre. Pinco. Bravo Pinco a conquistare il rimbalzo. Erano un paio di occasioni che insomma si dormiva un po' a rimbalzo in difesa. Prezioso, va in mezzo all'aria, si alza per un tiro, non riesce Grittani, è già dall'altra parte, dai vai per il compagno Fanuel. Grande azione, Happy Fanuel, Fanuel, giusto. Gira benissimo, benissimo il pallone per Polisportiva Reba, altri 33esimo punto, quindi meno 7, ci sono ancora 1:16 a giocare in questo primo tempo, ma vediamo se c'è qualche messaggio. No, siamo rimasti non li vedo a Luca Falletta. Benissimo, scriveteci, mi raccomando, scriveteci intanto. Potete vedere nella vostra inquadratura questo bellissimo LED wall che c'era al Palafigoi e su quale stanno scorrendo i prossimi impegni, quelli diciamo ufficiali delle varie squadre di mini basket e basket giovanile qui della società di casa di Interglobo Faristima e Basket Genova, nonché naturalmente degli sponsor che della società. Per esempio abbiamo visto prima che ci sarà un bellissimo torneo anche a Mirabilandia, Mirabilandia per le ragazze. Bello, mi sarebbe piaciuto quando i miei figli erano piccoli. Pensa a fare un torneo a Mirabilandia. Poi una Gardaland. Il torneo a Mirabilandia è difficilissimo. Tra l'altro ti risparmi anche poi doverli portare in un'altra occasione. È difficilissimo giocare in mezzo alle varie... alle varie attrazioni. È difficile fare canestro quando ti passano così gli otto volanti in mezzo al campo. Il prossimo impegno sarà il 4 febbraio per le Gazzelle, quindi una squadra femminile qui vicino a Cairo Montenotte. A Cairo Montenotte? Non vicinissimo, ma c'è l'altura di Salto. Bel torneo per le Gazzelle. Bello caldo in questo periodo. Prezioso, ci prova da tre. Ed eccolo! Perfetto! Si riscatta dall'errore precedente immediatamente Davide Prezioso. 58 secondi alla fine del secondo quarto, Cirla. Marcato da Innocenti, lo scarico per Grittani, dentro per Fanuel che si alza, prova una conclusione sul ferro questa volta, bravo Prezioso a non far uscire il pallone, si riparte, 43 secondi alla fine, non potrà andare fino in fondo, attenzione, zitto, liberissimo sul ferro, Penco a rimbalzo, alla fine l'ultimo tocco è di un giocatore di Reba, l'arbitro ha rivisto nella sua mente l'azione. Perché anche un attimo non ho capito se era già fuori Penco, è stato astutissimo a far rotolare il pallone sul corpo dell'avversario. Intanto il nostro assiduo frequentatore Brown 1964. Oh, eccolo, ciao. Super Basketball Liguria. Esattamente. Corto il tentativo di Caversazio. Penco quasi. Chiede scusa se non scrive troppo, ma dice sto seguendo 5 partite contemporaneamente. No, figure, noi riusciamo a seguirne una dal vivo, come fai a seguirne 5 contemporaneamente da remoto. Ultima azione del primo tempo per Polisportiva Reba. Ramondetti fa tutto da solo, prova il tiro, bravissimo Innocenti a stopparlo e a non permettergli la conclusione, poi ne esce leggermente claudicante, molto bene. Finisce così il primo tempo di questa partita di Civunica al Palafigoi. Noi ci prendiamo 5 minuti di pausa, ma non vi lasciamo soli assolutamente, vi lasciamo in compagnia dei consigli dello studio Gerbino di Genova, uno studio di fisioterapia che insomma ci racconterà quest'oggi come utilizzare le creme scaldanti. Vi ricordo che sul nostro canale abbiamo altri di questi contributi, di queste pillole molto interessanti e insomma vi invito ad andare a curiosare sul nostro canale RBMF TV, consigli utili, momenti magari un po' difficili dell'attività sportiva come possono essere piccoli, grandi infortuni che purtroppo occorrono, ma che se si interviene prontamente, si sa riconoscere, sicuramente non sono un grande problema. A tra pochissimo. Ciao a tutti, oggi vi spiego come utilizzare una crema scaldante. Qua ne abbiamo un paio, ad esempio, ma ce ne sono miliardi sul mercato, di facile utilizzo o di utilizzo un pochino più professionale. Bisogna sempre chiedere, secondo me, al farmacista quale utilizzare e un consiglio sull'applicazione al farmacista che conosce bene il prodotto. Comunque sia, è sempre bene applicarne poco
la quantità che una persona si mette sullo spazzolino da denti, eventualmente mischiarla con l'olio, spalmarla sulla spatola da scaldare, che siano muscoli e articolazioni, spalmarla e lasciarla lì, senza massaggiare, lasciarla lì e senza neanche toglierla. Così facendo, la crema, essendo termoattivante, fa alzare la temperatura della superficie cutanea, che fa alzare la temperatura del muscolo e dell'articolazione, così che una persona può esprimere al meglio la prestazione atletica partendo da un muscolo più caldo di quello che sarebbe con un normale riscaldamento. Ci pensa Gianluca.
Oggi vi spiego come utilizzare una crema scaldante. Qua ne abbiamo un paio, ad esempio, ma ce ne sono miliardi sul mercato, di facile utilizzo o di utilizzo un pochino più professionale. Bisogna sempre chiedere, secondo me, al farmacista quale utilizzare e un consiglio sull'applicazione al farmacista che conosce bene il prodotto. Comunque sia, è sempre bene applicarne poco. La quantità che una persona si mette sullo spazzolino da denti, eventualmente mischiarla con l'olio, spalmarla sulla spatola da scaldare, che siano muscoli e articolazioni, spalmarla e lasciarla lì senza massaggiare, lasciarla lì e senza neanche toglierla. Così facendo, la crema, essendo termoattivante, fa alzare la temperatura della superficie cutanea e fa alzare la temperatura del muscolo e dell'articolazione, così che una persona può esprimere al meglio la prestazione atletica partendo da un muscolo più caldo di quello che sarebbe con un normale riscaldamento. Ci pensa Gerlì. Devo aggiornare, lo perdo, eccolo qua. Allora, pallacanestro 6 in vantaggio, 12 punti alla fine del primo quarto contro il Badge Basket, quindi campionato di serie B. Sotto canestro, bravo Pinto, fa la sportellata, prova uno scarico con lui che la palla in mezzo al capacitore. Quello da fare, dice lo scrittore, con le statistiche di questa particolare partita. Eccolo qua, intanto continua sulla parità di alla 41 pari a metà del terzo quarto. Intanto due punti per gli ospiti qua sul campo del Palafigoni, il cavassaggio
palla, il mio realizzatore della partita adesso è gli uomini in palla con 18 punti, cioè il massimo a 17. Un brutto segnale, intanto nella terza partita che si sta giocando la Serie C, Borgo Manero è avanti 42-34, si sta canestrone, sta provando a mettere cantiere la seconda vittoria del suo campionato. Intanto mentre io parlavo e leggevo, Zito si rimette a segnare una tripla e quindi vale a 20 e torna leader della partita, 20 punti realizzati che è il suo massimo stagionale, e segna proprio la scorsa partita in campo in caso di dopo sconfitta. Dai basket con questo torna più 9. Ma prova ad appoggiare al tabellone Uccello, non c'è il fallo che reclamava il numero 16, si avanzato in carica ancora per tutto posto per Benko, che mette palla a terra, c'è un mistaccio fisico, oh, lo vince Benko ma poi non sfrutta l'occasione sbagliando l'appoggio al tabellone. In post per Cirla, gli sporca il pallone Castello, Cavazzaccio esce dal traffico, serve nuovamente il numero 1 Castello, lo scarico in angolo per Zito che ricarica il tiro tra i lungo, questa volta era un cross per Zito che non sfrutta. Tallone, no è Botta, scusate, gli scippa la palla Caversazio, viene falciato forse, secondo me non c'è un fallo, Uccello, tra l'altro è il quarto fallo del numero 16, quando l'arbitro gli ha appena sfigato, gli ha allargato la gamba. Problema grossissimo per Crocigrasso, perché il numero 16 Uccello forse il suo quarto fallo, dalla seconda metà del quarto fallo, vediamo che prova a spiegare che viene a rovinare. Attenzione. C'è la musica di sottofondo? Chiedo scusa, è rimasta la musica. Grazie per la segnalazione a Luciana, che mi pare di conoscere, e anche a Pietro Pastorino, sì, scusate, abbiamo avuto un attimino, spero che non si siano persi anche i commenti. Anche Pietro Pastorino ci segnalava che c'era la musica, ma noi non leggevamo i commenti. Noi non la sentiamo da questa cuffia. Caversazio pressato da Podda, che ne esce in qualche modo il mancino di My Basket Genova, poi perde palla a Castello, la consegna nelle mani proprio del numero 9 Podda, Cirla finta il tiro da 3, restituisce a Podda. Podda va dentro, fallo di Benko che non gli permette di uscire. C'è il fallo fischiato dall'arbitro. Si mette in proprio con un tiro da 3 Ramondetti, rimbalzo difensivo di Castello, fa tutto da solo e lo fa benissimo, cost to cost, 2 punti in fondo alla retina, riaccelera My Basket Genova, si porta più 11. C'è, abbiamo anche un messaggio di Brown 1964 che ci scrive, in realtà sono 6 le partite che sta guardando, e dice mi raccomando niente cali, e ci proverà My Basket Genova a non calare, anche se Cecina sta giocando contro Sesto, anche perché Reba è partita con tutta l'intenzione di rendere dura la vita ai padroni di casa in questo terzo quarto.
Cosa è successo? Ma niente, no, c'è da dire che siamo in tanti qua stasera, però io e te abbiamo troppe cose da fare a tempo. Mi devo portare il manico di una scuola. per girare. Torna in campo Di Gennaro. Non torna in campo Di Gennaro. Cosa si sta aspettando? C'è un consulto? No, forse si è fatto male. Sì. Speriamo di no. Leggermente claudicante Ramondetti. Viene aiutato ad uscire dal campo da tre persone addirittura, viene aiutato. Non è così. Applausi del pubblico. È leggermente claudicante, c'è una caviglia dove c'aveva già una fasciatura, quindi che sappiamo le caviglie in questo sport sono purtroppo la parte debole del gioco, del corpo. Podda riparte per gli ospiti. 9 punti, all'inizio del quarto eravamo a 10 di distacco, quindi My Basket sta cercando di contenere la sfuriata di Polisportiva Reba. Cirla scarica per Fanel, il suo tiro è corto, rimbalzo di Penco, Caversazio subito per Zito che accelera, palleggia dietro la schiena, prende il centro dell'aria, scarica fuori per Ruiz, Penco cerca un compagno, trova Caversazio che prova una bellissima giocata, doppio ferro, la palla non entra, Podda per Grittani, prova ad accelerare il ritmo Polisportiva Reba, il tiro di Di Gennaro è sul ferro, fallo fischiato a Eppi, sì. Secondo fallo per lui, fallo su Penco. Due i falli di squadra per entrambe le formazioni, quindi per il momento siamo ancora lontani dal bonus. Non ci pensa su Ruiz, prende il secondo ferro, questo tentativo da tre senza ritmo, riparte velocissima la Polisportiva Reba. Podda, Cirla, Di Gennaro prova l'anticipo, Zito non ci riesce, Di Gennaro si palleggia su un piede, Cirla lo recupera, 10 secondi per tirare da lontanissimo. Attenzione, suona la sirena Polisportiva Reba, 48-42, solo 6 punti. Viene toccata qui la palla sul piede, Zito palleggiato sul piede di, e ovviamente Zito mette su un po' di cagnara perché sennò non è lui. È in trance agonistica il numero 14 fin dai primi secondi di questa partita. Ruiz per Caversazio, ci mette una mano Podda, bravo Caversazio a controllare il pallone. Finta no look per Ruiz, cambio per Penco, palleggia, sì, succede di tutto, in qualche modo Penco riesce ad alzare un pallone che viene sporcato. Ha cercato una realizzazione alla Poiré, come sì, prima, esatto, da sdraiato. Fuori proprio Penco, dentro Prezioso. Caversazio alla rimessa, 2-9, 2 secondi e 9 decimi per tirare per My Basket Genova. Partono i blocchi, la palla nelle mani di Ruiz che va, è bravissimo a andarsi a guadagnare il fallo a centro area, probabilmente due tiri liberi, c'è anche un tecnico penso. È il numero 15 che ha commesso il terzo fallo e forse... Il 15 è il tecnico penso, mentre il... No. La doppia paletta, mi sono perso questa... prodezza degli ufficiali di campo che hanno alzato la doppia paletta indicando i due falli. Quindi allora il fallo chi l'ha commesso non si sa, o forse era il 15 che... terzo e quarto fallo, il 15 ha commesso tutti e due i falli, sì, terzo e quarto il fallo, fallo diciamo di gioco era il terzo per lui. Attenzione, questa finezza del segnapunti che ha alzato tutte e due le palette 3-4 perché sono stati commessi dallo stesso giocatore. Si finisce mai di imparare, ragazzi. Assolutamente no. Zito sbaglia il primo libro e quindi Ruiz andrà in lunetta per i due tiri liberi che sono per lui. Sbaglia anche Ruiz, quindi 0-2 questa occasione per My Basket Genova.
E 0 su 3, buona! Mamma mia, che volo, Pastorino! Pastorino ha preso una legnata in terra di quelle che ma te no, le ma ricordi. Si sono rotte due tavole del parquet. Eccolo lì, si riscatta subito. Aveva fatto 0 su 3 dalla lunetta Mai Vasca e Genova, poi Ruiz piazza la tripla, Pastorino è in piedi, non si capisce come, sta rimettendo a posto le parti del suo corpo. Se le sta ricomponendo, è esploso come un Lego. Allora diciamo subito alla famiglia Pastorino, se è un'assicurazione, perché sono frantumate quattro tavole del parquet del Palafigoi che lancio. Intanto Pastorino prova la giocata, il passaggio dietro la schiena. Bene, bene, questo giro Podda, palla da tre, sul ferro, bravissimo. Bravo, bravo. Happy. Sfrutta tutti i suoi centimetri e le sue lunghissime leve e va a ribadire in fondo alla retina altri due punti per Polisportiva Reba, quindi... Il tap-in vincente. Io ho segnato Mai Basket per errore, 51-44. Ruiz sale in cattedra, il giocatore brasiliano del Mai Basket Genova. Torna più 9 Mai Basket. Di Gennaro, Pastorino, c'è il fallo fischiato a penso Pastorino, cambio, esce proprio il capitano di Mai Basket Genova, no, non esce il capitano, esce Caversazzi, torna in campo Riccardo Armanino. Guardavo se muoveva ancora il braccio destro Pastorino, perché ha preso una spallata. Ma è volato, che gambe all'aria. Sembrava una bomba. Si mette in proprio, realizza un grandissimo canestro Montalbetti. Che bella realizzazione di Montalbetti questa, bellissima. Ci prova Reba a tornare sotto, meno 7 in questo momento, 2.54 alla fine del quarto. È in bonus la squadra ospite. Ancora un fallo da spendere, Mai Basket, zitto, si prende tutto il campo possibile, prova ad andare dentro, prova una giocata sbagliata, chiede il fallo, non c'è, giudizio dell'arbitro, liberissimo per provare la tripla, per realizzarla Montalbetti. Che freddezza, subito pronti via Montalbetti, porta a meno 4 Polisportiva Reba, 2.28 alla fine del terzo quarto. Polveri bagnate in questo momento per Andrea Zito, che ora vediamo cercare un compagno libero, va a servire Vinicius Ruiz, blocco di Pastorino, ancora Ruiz, sbaglia. Prevedibile questo passaggio, intercettato la difesa nero-verde, ancora veloci questi passaggi, questi cambi di fronte di Reba che ci crede giustamente, ancora dall'arco niente, Ruiz in possesso del pallone, prezioso. Zito, mette palla a terra. Finta del tiro da tre, scarico per Ruiz, ci prova da lontanissimo, cortissimo il tiro del numero 45, niente da fare, cambio per coach Michele Innocenti, manda Simone Innocenti in campo, fuori Davide Pastorino. ...1.52 alla fine del terzo quarto, Di Gennaro in possesso di palla, Reba è a meno 4... e palla in mano, Podda marcato da Innocenti, va dentro Podda, buona la giocata, è a meno 2 adesso Reba, siamo un po' sulle ginocchia le squadre, la squadra di Mai Basket Genova. Pastorino chiamato, no poi Re, scusate, chiamato sul cubo dei cambi. Zito trova Prezioso, Armanino cerca un compagno, restituisce a Prezioso. Mancano 5 secondi per tirare, Armanino prova a fare tutto da solo e realizza un grandissimo canestro. Grande canestro. Si lamenta poi per un fallo non fischiato dall'arbitro. Armanino. Pressing della squadra genovese sui portatori di palla di Reba. Podda prova di nuovo ad andare dentro, questa volta la sua conclusione viene sputata fuori dal ferro. Innocenti Simone per Armanino, riprova la stessa giocata di prima, virata su se stesso, va a guadagnarsi due tiri liberi. Doppio cambio nelle file di Mai Basket Genova, Castello e poi Re prendono il posto di Zito e Ruiz. Zito potrebbe anche aver finito la benzina. Beh, insomma, dopo uno stop così lungo ci sta che... Tanto ci abbiamo una carichissima Erika Russo sulla nostra chat che fa il tifo, giustamente.
per Polisportiva Reba. Armanino sbaglia il primo libero. Sbaglia anche il secondo in questo quarto, un po' deficitaria la percentuale dei liberi di MyBasket Genova. Mancano 36 secondi, quindi due possessi per andare, per finire la partita. Era stato bravo Castello a conquistare un pallone, però Di Gennaro di cattiveria lo recupera e va a realizzare canestro, guadagna il fallo. Possibilità di andare a meno uno per gli ospiti. Si scalda la partita, si scalda qui il clima al Palafigoi. Questa rimonta di Reba si sta concretizzando a pochi secondi dalla fine del terzo quarto. Possibilità di andare a solo a meno uno. C'è il tecnico. Un tecnico. Credo per due tecnici. Ci pensa l'arbitro, da una secchiata d'acqua fredda. Va a fare il però un tecnico a destra e un tecnico a sinistra, direi. Realizza intanto il tiro libero del meno uno. Non ho capito a chi sono stati assegnati i due tecnici. Credo una alla panchina del Mai. E una, perché non sono stati tirati, quindi erano uno per parte. Sì. Castello vuole andare fino alla fine, 7 secondi per giocare, invece si prende il tiro a 7 secondi dalla fine. È bravo Armanino a conquistare il pallone. Vai! No. Incredibile, cosa aveva fatto Simone Innocenti? Ma c'è il cronometro, vediamo, che segna ancora 2 secondi di sì, gioco, era... quindi la rimessa va effettuata. Probabilmente erano esauriti i 24. No. Riavvolgiamo il nastro su RBMFTV e andiamo a verificare. No, sì. Mancavano 9 secondi. Palla in mano a MyBasket. Non ho capito cosa è successo, cosa perché è suonata la sirena. Ma sì, in effetti, insomma, c'è stato qualcosa da chiarire. Qualcosa da chiarire, sicuramente. Allora, sono curioso, quindi ma visto non che... siamo le persone più adatte per dare spiegazioni. No, però io vado a rivedermelo. Cioè. Bravo, tu vai a rivedertelo, che mi sembra un'ottima idea, poi ci spieghi cosa hai capito, perché io non ci ho capito nulla. Perché in effetti mancavano 9 secondi, è suonata una sirena. Però combinazione, in questo momento qua vedo e non c'è crono... Ah, è comparso, troppo, 4. Allora, chiedo a Brown, visto che è collegato, spero che ci stia anche ascoltando, se ci vuole aggiornare sulle altre partite che sta seguendo. Siamo curiosi di sapere, insomma, dacci un breve resoconto. Se stava vincendo di brutto. Delle partite che stai seguendo. Poi vi ricordo che domani sera, vi ricordo nuovamente, ore 21, RBMF TV, MyBasket Genova, Gran Torino, lo diciamo anche agli amici di Torino, insomma, che magari vogliono seguire un'altra squadra della città qui impegnata in Under 19 Eccellenza, mentre parliamo di mercoledì per l'Under 17 Eccellenza, che disputerà l'ultima partita, no, la penultima partita del girone di Under 17 Eccellenza. Mercoledì è la penultima partita di Under 17 Eccellenza, un recupero in quel di La Spezia contro Golfo dei Poeti. Quindi restate collegati a queste tante partite. Abbiamo trasmesso anche una interessante partita di Under 13 maschile quello scorso, in questo weekend, e insomma sono tante le iniziative che ci saranno da qui a fine stagione, non riguardano solo il basket giocato, quindi vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, ogni tanto vengono pubblicati anche dei video interessanti che riguardano comunque sempre il mondo del basket. Seguiteci e vedrete che non vi annoierete di certo, potrete anche volendo ridere di noi, di questa nostra passione. Quello che c'è presa. Ultimo quarto, Diego. Comunque era tutto giusto. Era tutto giusto quello che è successo, perché in effetti MyBasket quando ha iniziato l'azione mancavano 26 secondi, quindi è giusto che ne siano rimasti 2.1 quando Perfetto. È suonata la sirena. Bene così, meglio così. Podda, Di Gennaro, Montalbetti, finta il consegnato per Podda, poi gli serve il pallone, va dentro il numero 9, scarico in angolo,
extra pass per Montalbetti che fa saltare a vuoto il diretto avversario. La tripla di Montalbetti e il primo vantaggio della partita per gli ospiti. In questo momento palla rubata da Podda ai danni di Prezioso, prova ad andare fino in fondo, è buona la difesa di Castello che impedisce di aumentare il vantaggio. Fuori Innocenti, dentro Ditta. Montalbetti per Eppi, scarico fuori per Di Gennaro, va dentro, si alza di mano sinistra, ne ha decisamente di più in questo momento Polisportiva Reba. Sì, è entrata sicuramente più scarica la formazione di My Basket dalla pausa lunga e passaggio rischiosissimo per il momento. Attenzione, si è fatto male Eppi. Ha preso una dittata in un occhio. Sì, ma il basket in tutto questo non si è accorto che Reba stava giocando in 4 in difesa. Senza il suo lungo. Dentro Luca Ferdinando Penco, fuori Riccardo Armanino. E purtroppo Eppi deve andare a accomodarsi in panchina per insomma sistemare questo problema. Probabilmente una lente, potrebbe essere una lente. Ah, anche quello, sì. Prezioso per Castello, prova da tre Castello sul ferro, bravo Cristian Ditta a conquistare il rimbalzo, mette palla a terra il numero 31, scarica fuori per Prezioso che attacca l'aria, si alza, un tiro corto, rimbalzo di Grittani, serve Podda, c'è solo Soletto in angolo e prende attenzione. Il tiro da tre, Montalbetti sul ferro, Cristian Ditta, ottimo. Bravo Ditta, ingresso in questo frangente, prende un rimbalzo offensivo, un rimbalzo difensivo. Prezioso per Penco, mette palla a terra il numero 16, si lotta sotto canestro, lo scarico per Poiré, attacca, va dentro, alza e va a guadagnarsi due tiri liberi il numero 13, fallo fischiato a Podda, credo, sì. Cambio, fuori Prezioso, dentro Caversazio. Già due falli per gli ospiti a 1 minuto e 43 di gioco del secondo, dell'ultimo quarto, e questo potrebbe diventare insomma già una notizia positiva per la squadra di casa. Realizza il primo libero poi Re, riporta un possesso solo di vantaggio. Brown 1964 ci scrive a proposito di Cali, Anemu. Sì. Vedo che insomma conosce molto bene diciamo questa situazione che si realizza molto spesso. Torna meno 2 My Basket Genova grazie ai due liberi messi a segni dal segno dal classe 2005 Davide Poiré. Riparte Reba con l'ottimo Di Gennaro, bella la palla, lo scarico in angolo per Podda, aveva forse l'occasione di tirare Uccello, però ottima l'azione d'attacco di Reba che si riporta a più 4, 61 a 57, 7.53 alla fine, due falli per gli ospiti, nessuno per My Basket Genova. Penco cerca un compagno da servire, il consegnato per Castello, prova il passaggio dove non c'era per Penco, fortuna per i giocatori bianco-blu che la palla tocca al piede di un avversario. 14 secondi a disposizione nuovamente per poter tirare. No. La palla per Penco, non c'era il passaggio, Podda capisce tutto, si riparte e spreca un'ottima occasione Reba. Restituisce la cortesia. Cambio nelle file di Polisportiva Reba, fuori Podda che è andato un po' fuori giri in questo frangente di partita. Torna in campo Ramondetti. Caversazio per Poiré, gli restituisce il pallone, chiama lo schema il numero 3 di My Basket Genova classe 2006, esce Benco, raccoglie il pallone consegnato per Castello, prova ad andare dentro, in qualche modo riesce a mantenere la palla, bella. Bravo Poiré, no. Giocata di Poiré che serve Benco, ancora per Poiré che alza il tiro corto, e forse doveva tirare sulla prima penetrazione Poiré. Grittani, pecca di generosità. Di Gennaro per Uccello. Uccello, ottimo movimento in piede perno, infrazione di passi secondo l'arbitro.
Abbiamo appena detto che era ottimo movimento, fatto passo. Ma è così, è il destino del telecronista, lo vedi anche. Quindi non ci avevo capito. Persone niente. Molto più nei professionisti succede. C'è un antisportivo fischiato ai danni del numero 16 che commette anche il suo quinto fallo. Grossa in questo caso. Quinto fallo quindi per il numero 16 che dovrà abbandonare Coach Grasso la partita e due tiri liberi per Luca Ferdinando Pengo, più possesso per Mai Basket di Genova. E lo sostituisce Cirla. Cirla. Realizza il libero Pengo, torna un possesso di svantaggio Mai Basket di Genova. Realizza anche il secondo, meno due. Ricordo che l'andata si era andato agli overtime, ora ve lo dico, io ho un impegno, quindi vediamo di non andare all'overtime anche oggi. No, non sarà, lo faranno per te, eviteranno l'overtime. Ditta, per Pengo, passaggio rischiosissimo. Stavo osservando che sono quattro gli under in campo in questo momento per Mai Basket. Caversazio! Nel momento del bisogno il pareggio, 61 pari signori, 6 minuti e 35 alla fine. Ditta sporca il pallone, bravo Grittani a mantenerne il possesso. Montalbetti per Cirla, prova da tre e lo mette di nuovo. E aspettiamo il nuovo messaggio di Erika Russo che ci riscriverà. Cirla grandissimo, è entrato il numero 15, caldissimo, ha preso una tripla, due tiri da testa tre, testa Ditta tra l'altro che non è proprio il più basso del gruppo e ha realizzato ottimi 6 punti per la sua squadra. Pengo prova la giocata, non riesce nel reverse, ottima la difesa di Grittani, riparte Di Gennaro, accelera, prova ad andare dentro, la difesa di Castello e la realizza, attenzione. C'è il canestro, c'è il fallo, quindi allunga Polisportiva Reba, si porta a più 5 con la possibilità di andare a più 6. Due cambi nelle file per Mai Basket Genova, fuori Poiré, fuori Pengo, dentro Ruiz e Zito. Attenzione, potrebbe piazzare il massimo vantaggio Polisportiva Reba. Ride Erika Russo. Sbaglia però il libero, rimbalzo difensivo di Mai Basket Genova. Caversazio, meno 5, la palla in post per Ruiz, prova la giocata, ottima la difesa di Cirla che sale in cattedra in questo momento della partita. Di Gennaro ragiona, serve Montalbetti, fa sportellate, nuova la palla nelle mani di Cirla, in angolo per Montalbetti, no scusate, Ramondetti, il tiro è sul ferro, rimbalzo di Caversazio che prova ad accelerare, ad accorciare i tempi, c'era quasi un'infrazione di passi secondo me. Zito va dentro, scarica in angolo per Castello, altra penetrazione, fallo e ora d'ora in poi sarà in bonus Polisportiva Reba, ancora un fallo da spendere per Mai Basket Genova, quarto fallo per Di Gennaro. Nettamente più carica di falli gli ospiti. Federica Castello ci dice dai Castello, forza Mai, ed Erika Russo, siamo un po' anche comici se vogliamo. Erika chiama tutti quelli che conosci, iscrivetevi al canale, insomma vi farete le grandi risate anche nelle prossime telecronache. Comunque attenzione, devo dire che succede? Seduti in banchina, tutti seduti, tutti in castigo, c'è qualche problema al tabellone elettronico tutti. Presumo, intanto viene segnato un fallo al numero 13, perché ora insomma, potrebbe essere anche un problema di referto elettronico. Sì, credo di sì, non ci sarà linea, sarà l'algoritmo del referto elettronico, sarà l'intelligenza artificiale. Ah, ecco, vedi, Erika Russo ci scopre gli altarini, è la fidanzata del coach.
ovvero la fidanzata di Grasso Gianluca. Allora, peccato che non ci sono le interviste, se no potevamo fare una carambata stasera mica da poco. Allora, volevo andare a vedere se il referto elettronico è andato in pappa, perché lo possiamo vedere. Controlla. Immediatamente. Intanto continua a essere in vantaggio pallacanestro Sestri all'inizio del quarto, 61-49 contro Cecina. Dai Sestri, portiamo sto referto rosa in Liguria. Poi andiamo a vedere anche la Serie C, come sta andando Cus Genova. Ci abbiamo già qua. Cus Genova in questo momento è in vantaggio di 2 contro ZST Basket B alla 65-63, anche loro sono a metà del quarto. Allora, sembrerebbe tutto a posto dall'app, il referto elettronico, perché mi dà quarto, 5-0-5, tanto continuano ad aggiungere falli ai giocatori, no, i 3 falli del numero 13 sono spariti. Quindi vi possiamo dire che per il momento Andrea Zito ed Eppi Uomini Fanuel 20 punti per tutti e due. Di Gennaro a 16. Ruiz De Siqueira 11, Montalbetti 10, Luca Ferdinando Penco 8. Eppi Uomini Fanuel ben 9 conclusioni da 2 punti ha messo a segno. Per 18. Le statistiche vi posso dare solo quelle dei tiri liberi. 57% di squadra per Polisportiva Reba, 67% per MyBasket Genova. Si riparte con Ditta che consegna a Caversazio. Sulla situazione, classico movimento del mancino. Niente da fare, palla molto importante per Reba in questo momento, che difende 5 punti di vantaggio. Ramondetti ne mette altri 2, sono 7. L'avevamo detto, all'inizio partita non era sicuramente, era di buon auspicio per il basket, ma rotola sul ferro, litiga. Zito prova ad arrotondare il suo massimo stagionale, avrà la possibilità con i 2 tiri liberi di farlo. Quinto fallo anche per Cirla, e questo è un grosso guaio per i prossimi 4 minuti e 30 per Coach Grasso. Rientra Epic, quindi fortunatamente non ha subito grossi problemi dal contatto precedente all'occhio. Zito realizza il primo libero e fa 21 personali. Torna a 2 possessi di svantaggio ormai basket di Genova. Sbaglia il secondo libero, gran rimbalzo di Grittani. Più 6, palla in mano per gli ospiti. Di Gennaro esce su di lui, durissimo fallo di Ruiz. Ecco cosa è successo, perché MyBasket Genova aveva marcato 3 falli di squadra, che in realtà non lo sono. Sono stati azzerati a 1, c'era quell'errore. Fuori Castello, dentro Cacciabue, quando mancano 4:21 alla fine della partita. Di Gennaro, esce Grittani per Montalbetti. Ramondetti si prende il tiro 4, da 3, Ramondetti 4. Sul ferro, buono rimbalzo di Penco. Caversazio accelera il numero 3, classe 2006, vuole spazio, vuole prendersi tutto il campo, scarica in angolo per Zito, bella giocata di MyBasket Genova, palo di Zito, la palla prende l'incrocio dei pali, si lotta a tutte per tutto, Zita mette le mani sulla palla, le mette anche Ramondetti. Si stringono la mano i due numeri 14. Zito controlla davvero ancora tutte le dita attaccate alla mano. Alla fine il regolo del possesso alternato premia MyBasket Genova. Caversazio gira su se stesso, prende il centro dell'aria, scarica fuori per Penco, tiro da 3 sul ferro, buono rimbalzo offensivo di Ruiz, scarica per Caversazio, prova ad andare dentro, c'è il fallo di Gennaro. Quinto fallo anche per Di Gennaro, una strage, un eccatombe per i giocatori di Reba in questo momento, che comunque stoicamente reggono
e difendono i 6 punti di vantaggio che si sono conquistati in questo quarto quarto, però 3 dei giocatori più importanti della squadra sono ora fuori e non potranno più rientrare. Caversazio prova il primo libero doppio ferro, la palla esce. In bonus Reba. Segno il secondo libero, 68-62. A 63. 63 ovviamente, perché ha segnato il libero. Podda per Ramondetti. Comunque insomma sono a più 3 minuti e 20 dai basket per tentare di ribaltare nuovamente il risultato. La palla nelle mani di Podda, dentro a Fanel. Si mette in proprio, prova un tiro difficilissimo, rimbalzo di Ruiz, serve Penco, accelera l'azione di My Basket Genova. Penco si prende il campo con una spallata, è lì, forse si è lasciato un po' cadere, no? Vedendo, sperando di essere fischiato. C'era un, sì, c'era un chiaro mismatch fisico, Ramondetti ha provato a giocare d'astuzia. Però sfondamento quando si allarga il braccio, segnatemi qualcosa. E dipende anche dove dai la spallata, nel senso, se dai la spallata in faccia, potrebbe essere fallo. Sfondamento è quando l'arbitro ci suggeriscono, giustamente, grazie Enrico. Intanto bene. Torna meno 3 My Basket Genova, un solo possesso di vantaggio per gli ospiti. Intanto i nostri spettatori crescono, siamo quasi a 50, grazie. Probabilmente secondo me Erika che ha chiamato i parenti, ha detto guarda c'è questo canale di pazzi, si chiama RBMFTV, l'acronimo più difficile mai creato nella storia degli acronimi. E degli acroni. 3 minuti ancora. No, era un popolo, gli acroni. Gli acroni, i famosi acroni. Al tempo dei romani c'erano anche gli acroni. C'erano. Chiedo l'aiuto da casa, mio figlio in quinta elementare sta studiando. Insomma, questi popoli esistevano, gli acroni. Tornano in campo i ragazzi di coach Daniele Albano. Erano già pronti sul rettangolo di gioco. Ah, tanto, aspetta. Cosa Brown ci dice KBL al Cus gioca punto a punto. Tanto Cacciabue pressa Podda, che è bravo in qualche modo, non ho capito neanche come, a venirne fuori. Sono intanto Reba anche un giocatore infortunato alla caviglia, prova un floater, riprende il pallone, ha toccato il ferro e quindi altri 14 secondi per gli ospiti. Grittani va dentro, scarica in angolo per una tripla di Montalbetti, più 6 in questo momento. Importantissima questa realizzazione per Reba. Zito prova ad attaccare, va fino in fondo Zito. C'è il fallo di Ramondetti. Non ci sta Zito, per un soffio non riesce a realizzare. Dentro Castello. Fuori Cacciabue. Zitto dalla lunetta. Realizza il libero Zitto. Due su due per lui dalla linea della carità. Grittani riparte per gli ospiti. Castello ringhia sul portatore di palla. Due soli falli per My Basket Genova fino a questo momento. Ramondetti consegnato per Grittani, sfrutta il blocco di Eppi, palleggiare ste tiro sputato che fuori, non sfortuna. Si sa come recupera la palla My Basket che Genova. Che sfortuna qui Grittani. Sì, decisamente fortuna. Caversazio consegnata per Zita. Zito va dentro, Zito alza sul ferro, Ruiz conquista il rimbalzo seguendo la penetrazione del compagno, meno 2 per My Basket Genova. Castello aveva rubato il pallone ma era finito, quasi riuscito Kai Castello. Che finale, io sono già in piedi, tanto non ci abbiamo nessuno dietro quindi ci alziamo.
anche noi, quindi sarà su supplementari, ve lo dico già adesso. No, sicuro. No. 1.30 alla fine. No, io dicevo no, perché c'era più 2. 3 contro 2. Fallo di Caversazio. My Basket non ha problemi di fallo. Falli. Si arrabbia Innocenti. Caversazio prova a spiegargli perché ha fatto fallo. E si arrabbia ancora di più. Michele Innocenti. Intanto Sesti avanti di 16, ci dice Brown. Bene, Sesti. 1.23 alla fine. Palla agli ospiti. Da lontani sul ferro si lotta a rimbalzo e bravo Castello a conquistare questo rimbalzo, poi litiga un po' con il pallone, lo serve Caversazio, la palla del pareggio nelle mani di My Basket, va Ruiz, eccolo, segna il pareggio. Di Ruiz do Brasil, Vinicius Ruiz, 71 pari, un minuto alla fine della partita. Grittani per Podda. Ora ragionano gli ospiti, provare a cercarsi una buona giocata, litiga un po' con il pallone Podda, poi si incespica, la palla arriva a Happy, la conclusione è sbagliata, riparte My Basket Genoa, 41 secondi alla fine della partita, Caversazio torna indietro, Castello, si scalda il pubblico del Palafigoi, Penco ed era anche di nuovo ora, con Ramondetti, alza il tiro sul ferro, 27 secondi. Fuori per l'errore clamoroso, regalato a Zito. Non poteva che essere Andrea Zito ad approfittare di questo momento, grande protagonista nelle prime fasi della partita, riporta in vantaggio la squadra bianco-blu, l'Inter Globo, Far East My Basket Genova. Clamoroso errore della difesa di Reba, che regala il pallone ad Andrea Zito, che penso ormai sia 25 punti realizzati in questa partita. Sì, dovremmo essere più o meno su quelle cifre lì. Bene, anche Brown ci dice ottimo, naturalmente ci scusiamo, ma ci capiranno con gli amici di Torino se ogni tanto ci facciamo prendere dalla faziosità, dal tifo, penso che sia naturale. Devo dire che, ragazzi, che partita adesso, bel dubbio, cioè, equilibrata secondo me l'andata. Reba rimette dal suo canestro e giocherà per vincerla, per un tiro da tre. Ma io credo che rimetta dalla metà campo offensiva. Rimettono di là. Ha vinto Diego 2 ed eravamo 2 contro 1. Quindi vuole andare fino alla fine Reba. Rimessa nella sua metà campo. Ma la giocherà per il pareggio secondo me. Ma il Basket Genova ha un fallo da spendere. 22 secondi. Quindi un solo possesso. Si riparte Ramondetti. Accelera il numero 14, marcato dall'altro numero 14. Grittani per Montalbetti. Ramondetti. Kai Castello sporca il pallone. Scippa la palla. Intelligentemente Ruiz va a procurarsi questo fallo, quindi due tiri liberi. Stavo per dire, comunque My Basket aveva ancora anche un fallo da spendersi. Sì, e poteva spenderselo, non hanno deciso di non spenderlo e ottima scelta in questo caso. Ruiz, primo libero. Questi liberi. Tutte e due sono importantissimi. Assegno il primo, più 3. Questo ancora più importante, perché porterebbe a 2 possessi di vantaggio i padroni di casa. E lo realizza. Pulito. Freddo come Kimi Raikkonen. Ruiz porta più 4 My Basket Genova. Minuto chiesto dal coach Grasso. E questa volta la rimessa sarà in zona d'attacco per forza. Anche perché ci sono più 7 secondi e 3 decimi da giocarsi. Ultimi 7 secondi. Bene, siete ancora tantissimi a seguirci. Sono aumentati vertiginosamente gli spettatori in questo finale tiratissimo.
invito tutti quanti a seguire Instagram, così avrete notizie delle... Brown 1960. Da ottimo ottimissimo, no, un attimo, cioè, un minuto di gioco. Kuss, sì, come va? C'è già stato Vado, leggevo proprio su Super Basketball Liguria, al blog di Vincenzo, di Brown, che Vado si è bruciato un vantaggione in Serie C nell'ultimo turno, insomma... Ultimi 7 secondi. Rischiavamo di assistere alla stessa fine. Grittani alla rimessa, esce Ramondetti. Fanuel scarica fuori per il tiro da 3 sul ferro, si lotta a rimbalzo, Caversazio conquista il pallone. Game set and match. Mai Basket Genova, dopo averla dominata, ha rischiato di perderla e alla fine ha raddrizzato la partita. Vincono i Liguri 75-71 contro un ottimo Reba, ottimo nel secondo e nel terzo e quarto quarto, non nei primi due dove era andata sotto anche di parecchio. Ringraziamo tutti gli spettatori che ci hanno seguito. Oggi non avremo le interviste, a volte perché anche noi abbiamo impegni. C'è una cena, quindi devo andare. Cena? Posso venire anch'io? Bene, mi fa piacere. Grazie per essere stati collegati fino adesso con noi. Mi raccomando, continuate a seguirci su RBMF TV, tanto basket giovanile. E possibilmente scriveteci a info@rbmftv@gmail.com. potremo darvi delle indicazioni semplicissime per trasmettere anche voi in diretta sul nostro canale, o comunque mandarci dei video delle partite che registrate dei vostri figli e amici. Intanto continuano i festeggiamenti qui al Palafigoi, la squadra va verso il pubblico di casa a ringraziarlo per il supporto. Ci salutiamo qui con queste belle immagini e a presto su RBMF TV. Ciao a tutti.